Sulla rotatoria, all'imbocco della superstrada Fano-Grosseto, questa mattina è arrivato il solito traffico di tutti i giorni, ma com'era immaginabile, lo sbarramento all'ingresso della strada statale 73 bis ha mandato in tilt, in diversi momenti della giornata, il flusso del traffico. Conseguenza, code di diverse centinaia di metri, sia su via Pertini fino all'Interquartieri, che a Sant'Orso, dove le code sono arrivate fino al bar Polvere di Caffè, per non parlare di via Papiria, il cui serpentone di auto ha fatto un tutt'uno con quello sulla strada dell'aeroporto. Poco è valsa la buona volontà dell'addetto dell'autostrada, anche se non contemplato nelle sue mansioni, nel dare indicazioni agli automobilisti smarriti che cercavano lumi sulla direzione da prendere, non compresa nello scarso e troppo generico cartello Marotta, che dovevano andare verso Gubbio, Arezzo, Urbino, Roma, assenti nella cartellonistica. Vai a Marotta, caro utente, sembra voler dire il cartello, e da lì andrai ovunque. Non è andata meglio a chi proveniva invece da quella direzione e voleva o prendere l'autostrada o entrare a Fano. Dall'uscita dello svincolo Fano Sud, un unico serpentone di tir e automobili fino alla cooperativa Tre Ponti, dove uno stoico agente della polizia locale, con grande prontezza di spirito e buon inglese, illuminava utenti della strada locali e turisti su come districarsi da quel punto in poi per andare dove dovevano andare, non essendoci neanche lì indicazioni, e qualcuno si è fatto anche 40 minuti di coda. Salve, da quanto siete in coda? Siamo circa 40 minuti. Dove andate? Siamo diretti a Osimo. Veniamo dalla Toscana, pensavamo di arrivare per l'ora di pranzo, ma credo che sia difficile. Dovete prendere l'autostrada? Sì. C'erano indicazioni all'uscita? C'era, sì, dei cartelli piccoli, probabilmente non erano molto chiari. Se fossero stati più chiari probabilmente avremmo fatto quelle scelte lì. Quasi mezz'ora che siamo qui. Mezz'ora. Una mezz'oretta da quando siete usciti. Anche più. Dove dovete andare? Verso Duomo. Qui a Fano. A Fano, solo che è tutto bloccato. Solo che...